Daniele, chi ritroviamo quest'oggi? Sono passati 2 anni. Sì, 2 anni. Era una delle nostre prime puntate di Musica Maestro. Oh, tutti una signora d'oro, d'oro veramente. Abbiamo apprezzato un laboratorio, abbiamo conosciuto una realtà particolare dove ci vuole molta attenzione sotto vari punti di vista. Gio, visto che hai seguito da vicino questa bella puntata, questo, diciamo, questo raggruppamento di belle attività del Piemonte, direi che, ecco, le domande più appropriate le puoi fare te, grazie. Ma allora, Veziana, tutto bene? Veziana Pertica, la nostra azienda IPF, Torino, in via Santa Giulia. E mio marito è lui il designer e produttore anche, insieme al team dei nostri orafi che voi avete già... Abbiamo già visto. Di vedere all'opera, no? Molti dei nostri ragazzi stasera erano qui perché dedicano anche del loro tempo privato a seguirci, ad aiutarci in sfilate, in imprese di questo genere, dove promuoviamo la nostra azienda. Noi disegniamo e produciamo tutto in azienda. Per voi e per conto terzo. Per noi e per dei grandi grossi brand. Sì, grazie a Dio, sì, perché bisogna avere tanto lavoro per poter reggere le situazioni, gli ambienti, il personale che si ha. E quindi è un momento difficile, però naturalmente noi puntiamo molto sul Made in Italy, infatti delle collezioni di questa sera avevano il tricolore. So che ti sei portata anche un po' avanti, perché euro, lira, sì. Magari sì. Torniamo indietro. Mille anni fa, infatti il secusino è una moneta che... La prima moneta tisiniana della lira, effettivamente coniata a Susa. E tornare al baratto? Una buona idea, io ci starei molto volentieri a tornare al baratto, ma quante tonnellate di pane mi danno per un braccialetto così? Proviamoci.